Un saluto a tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Einaudi dal titolo La nascita del femminismo medievale. Maria di Francia e la rivolta dell'amore cortese di Chiara Mercuri, che abbiamo il grande piacere di avere nostra ospite e alla quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci racconti di questo femminismo medievale. Prego, a lei. Grazie, benvenuti. In questo saggio dal titolo La nascita del femminismo medievale, Maria di Francia e la rivolta dell'amore cortese, io e Andrea Bosco di Einaudi abbiamo voluto condensare i tre nodi di questo saggio. Il primo è il femminismo. La parola femminismo può essere impiegata in un'epoca in cui non esistevano non solo diritti politici e parità di genere, non esistevano diritti per tutti quelli che non portavano le armi e non gestivano il potere. Quindi sicuramente se noi ci riferiamo all'impiego storico, sociolinguistico storico del termine femminismo, che si riferisce chiaramente ad un movimento nato nell'Ottocento, appunto per raggiungere una parità di diritti politici, una parità sociale, tra uomini e donne, il termine potrebbe sembrare anacronistico e fuori contesto. Ma ogni volta in cui le donne hanno rivendicato una propria visione del mondo, quindi hanno cercato di imporla, e questo è il caso, e hanno cercato di imporla per migliorare la propria condizione femminile, beh, lì diciamo dobbiamo gioco forza parlare di femminismo, perché questo è il femminismo. Il femminismo non è il contrario del maschilismo. Il femminismo non ha come scopo quello, diciamo, di rovesciare il tavolo e quindi soggiogare, sopraffare l'altro sesso. Il femminismo significa un lungo cammino storico che negli ultimi 2000 anni ha visto le donne spingere per un riconoscimento di quella che era una loro visione del mondo. Il primo passo attraverso il quale le donne hanno sempre nella storia iniziato un cammino di rivendicazione del proprio ruolo, dei propri diritti, è sempre stato quello della gestione del proprio corpo. Quindi, in quale epoca, se non in quella medievale, noi possiamo osservare il fenomeno del femminismo nella sua lotta primaria, che appunto è quella di arrivare alla gestione, alla libertà nel gestire il proprio corpo. Perché dico che nell'epoca medievale questa osservazione è in assoluto la più esatta, la più fruttuosa, per farci capire quali sono poi i meccanismi che in tutte le società. In tutte le società, ma tutte le società non solo in tutte le latitudini cronologiche, ma anche in tutte le latitudini geografiche, hanno portato poi la donna in una situazione di subalternità. Nell'epoca medievale, noi abbiamo un sistema patriarcale che potremmo definire un sistema patriarcale puro, un sistema patriarcale
patriarcale che non ha alcun tipo di filtro, non ha bisogno di alcun tipo di filtro. Oggi spesso ci sono non parlo di paesi dove, anche come nell'epoca medievale, il patriarcato è visibile, è assolutamente orgoglioso di sé, quindi non si nasconde. Ma oggi abbiamo molte forme di patriarcato difficili da smascherare proprio perché non si presentano, non si riconoscono come forme patriarcali. Allora l'osservazione di quel tipo di residuati di patriarcato che non si presentano come tale è chiaramente molto più complicato. Nel Medioevo, dove appunto il patriarcato non si nasconde, ma si presenta con il suo volto più autentico, potremmo dire, visto che oggi diciamo, l'autenticità è considerata un grande valore. E quindi ecco, se vogliamo andare a incontrare il patriarcato quando si mostra in maniera assolutamente scoperta, viso scoperto e quindi autentico, ecco, l'epoca medievale è un'epoca dove questa osservazione, questo incontro lo si fa da un osservatorio assolutamente privilegiato. L'epoca medievale sappiamo che è un'epoca feudale e quindi il patriarcato e il feudalesimo sono sinonimici in quest'epoca. Anzi, il patriarcato si presenta come l'unica maniera per poter è il collante che tiene in piedi proprio il sistema feudale che è il prototipo di quello che è la società medievale. Andare quindi a guardare dentro l'epoca medievale significa andare a vedere con chiarezza dove conducono alcuni tipi di negazioni, quali ad esempio, come dicevamo, la proibizione per le donne di esprimersi rispetto a ciò che riguarda, ciò che passa attraverso il loro corpo. C'è un caso sul quale mi soffermo nel libro, che è quella di Donna Jacoba, una medichessa che a Parigi comincia a esercitare l'arte medica. Lo fa senza una laurea. È un caso che riguarda molte donne nel Medioevo. Molte sono le donne che si improvvisano ostetriche, che si improvvisano medichesse, che danno consigli di natura ginecologica e lo fanno a volte per lavorare. Questo, ad esempio, è il caso di questa donna Jacopa, ma spesso lo fanno anche mosse da il desiderio di mettere in circolo tutta una serie di nozioni che le donne via via utilizzano per riuscire a gestire il problema della generazione di un'altra vita che diventa in alcuni casi davvero ingestibile. Diventa ingestibile perché le donne si trovano nel Medioevo spesso confrontate a indicazioni totalmente contrastanti. Sappiamo che innanzitutto il Medioevo è l'epoca dei matrimoni combinati, è un'epoca
in cui la verginità è un grandissimo tabù. Le donne che non sono vergini non possono accedere al matrimonio. E al tempo stesso è un'epoca in cui gli abusi, non solo domestici, sono all'ordine del giorno. Quindi noi troviamo nei racconti di quella che è la protagonista di questo saggio, poi arriveremo, siamo ancora al primo nodo, quindi il femminismo, poi arriveremo a parlare dell'identità invece di questa scrittrice, di Maria di Francia. Noi troviamo nei racconti di Maria di Francia spesso l'incontro di situazioni nelle quali le donne non riescono a districarsi appunto aspettative che sono tra loro in contrasto. La donna abusata, ad esempio, è una donna che non può denunciare l'abuso, altrimenti viene allontanata dalla famiglia. Viene allontanata dalla famiglia, non ha nessuna possibilità di contrarre matrimonio. In uno dei famosi Le di Maria di Francia troviamo una situazione di questo tipo. A quel punto l'unica soluzione è quindi quella di ricorrere a delle medichesse, quelle che noi nel Novecento chiamavamo le mammane, che erano delle donne, appunto, come dicevo prima, come donna Jacoba, che non hanno in realtà una laurea, quindi non hanno delle nozioni mediche efficaci, delle nozioni mediche sicure, ma che non di meno riescono ad operare e sono molto attive perché le richieste delle donne in questo senso sono enormi, appunto perché le donne si trovano a spesso dover riparare una verginità perduta, si trovano nella situazione in cui una gravidanza potrebbe rivelare al padre o al marito, al fidanzato, l'avvenuto abuso, e quindi diciamo, si trovano nella situazione in cui verrebbero punite in ogni caso, verrebbero punite se si scoprisse che sono state abusate, verrebbero punite anche nel caso in cui chiaramente decidessero di ricorrere a un'ostetrica improvvisata per procurare un aborto. Questa situazione che appunto ci viene segnalata dalle fonti medievali e che ci viene raccontata anche da Maria di Francia non è una situazione che può diciamo stupirci perché le persone che ci stanno ascoltando sicuramente ricorderanno un'età per la quale credo riescono a ricordare ad esempio la guerra nella ex Jugoslavia, no? Quella del 1992-95. Ecco, in Kosovo, se ricordate, dove lo stupro, ma non solo anche in Bosnia, dove lo stupro fu utilizzato come arma di guerra. Ricorderete che le donne che venivano stuprate non venivano riaccolte poi dai mariti. Ancora oggi ci sono associazioni di ragazzi e di ragazze che sono nati da quegli stupri di guerra, che raccontano il dramma delle loro madri che furono allontanate. Dopo una tragedia come quella, immaginiamo, no? Di
di aver subito uno stupro, furono allontanate dalle comunità, quindi non solo dalle famiglie, ma proprio anche dai villaggi, dovettero cambiare spesso, dovettero andare a Sarajevo per trovare la possibilità di crescere i loro figli e le loro figlie. E non solo, anche dopo la guerra non si fece nulla per nascondere l'identità di questi ragazzi e di queste ragazze, perché non si fece un po' quello che si faceva nel Novecento nell'Italia del dopoguerra, no? I ragazzi e le ragazze che non erano stati riconosciuti dal padre, perché appunto ricordiamoci che nelle culture patriarcali è il padre che dà il cognome, e quindi quei figli e quelle figlie che non erano stati riconosciuti dal padre venivano indicati nei documenti con dei cognomi, ricorderete, che erano immediatamente identificabili come appunto Proietti, Esposito, tutti i cognomi che andavano a rivelare il fatto che fossero figli non riconosciuti. E questo è stato fatto, lo stesso tipo di operazione è stata fatta appunto nella ex Jugoslavia subito dopo la guerra. Questo appunto ci fa capire che cambiando area geografica, spostandoci anche di decenni, il meccanismo di funzionamento del patriarcato non cambia. L'idea dell'onore, maschile supera qualunque altro tipo di legame, come appunto perfino il legame di sangue. Quindi anche all'interno di un nucleo familiare l'abuso, la molestia, lo stupro di guerra su una donna immediatamente rende quella donna non solo sonorata, ma proprio non più accettata all'interno del nucleo familiare e dello stesso villaggio. Questa è una dinamica che ho ricostruito all'interno anche di questo libro, per quel che riguarda, ovviamente, diciamo, riferita ai secoli che qui ci interessano, per quel che riguarda la storia medievale. Il collasso per quel che riguarda la condizione femminile nell'età medievale avviene nel momento in cui, con il crollo dell'impero romano d'Occidente, si assiste allo stanziamento di quelle popolazioni che ancora oggi sono definite nei manuali come popolazioni germaniche, come popolazioni barbariche, che insomma invece dovremmo iniziare a chiamare popolazioni germaniche, ma questi popoli si portano con loro un codice che è estremamente regressivo rispetto a quella che era la condizione femminile sotto l'impero romano, che per carità non era affatto una condizione idilliaca, ma sicuramente non era drammatica, così come lo diventerà nei secoli successivi alla caduta dell'impero romano d'Occidente, quindi nei secoli che noi denominiamo come secoli alto medievali. Allora, che cosa accade? Come si esce da quel buio? Perché se veramente dobbiamo accettare l'impiego di questo termine, di buio del Medioevo, lo dobbiamo riferire proprio a quei secoli, ai secoli alto medievali. Allora, cos'è che improvvisamente fa mutare l'atteggiamento nei confronti delle donne? Una vera e propria rivoluzione, che è una rivoluzione che si attua nel XII secolo e inizia
con Maria di Francia. Chi è Maria di Francia? È una donna che ha la buona sorte di essere al contempo, non solo la buona sorte, ma direi la sorte veramente eccezionale, di essere al contempo la figlia del re di Francia, lei è figlia di Luigi VII, e di quella che diventerà la regina d'Inghilterra, la duchessa Eleonora d'Aquitania. La posizione di estremo privilegio nella quale Maria si viene a trovare fa sì che trovi la forza di rivendicare tutta una serie di imposizioni, di negazioni, di storture, che all'epoca sarebbero state impensabili per una donna di condizione appena inferiore. Quando si parla infatti di Maria di Francia, la poetessa, e si prova ad identificarla con alcune figure di badesse, ad esempio come Marie di Salisbury, la sorellastra di Enrico II Plantageneto, noi non teniamo conto che si tratta di proposte di identificazione assolutamente inaccettabili. Perché inaccettabili? Perché una religiosa, per di più appunto una figlia illegittima, come è il caso di Maria di Salisbury, si sarebbe trovata in una situazione nella quale parlare di sesso sarebbe stato impensabile. Perché Maria di Francia, che nel libro io propongo di identificare con Maria di Champagne, potrà invece arrivare a parlare di temi che all'epoca erano considerati così scabrosi, come appunto la possibilità per le donne di controllare il proprio corpo e quindi di scambiarsi i famosi segreti, quelli che negli atti inquisitoriali verranno chiamati segreti delle donne, appunto, quindi tutto ciò che ha a che fare con la nascita, la gestazione, l'allattamento, le mestruazioni, ma non solo. Arriverà Maria ad affrontare tramite gli scritti di suoi collaboratori anche un altro dei grandi temi tabù del Medioevo, il tema dell'adulterio, adulterio che nel Medioevo era considerato tale solo se compiuto da una donna. I predicatori, i monaci si sforzavano di ricordare che si trattava di adulterio da ambo i lati. Ma esattamente come nella nostra legislazione fino al 1968, l'adulterio era punito solo se compiuto da una donna. Quindi solamente appunto una donna che poteva beneficiare di una elevatissima posizione sociale, quale appunto quella di Marie de Champagne, figlia, lo ripeto, al tempo stesso di un re e di una regina, avrebbe potuto parlare di tali temi. E poi è chiaro che lei poté parlarne perché ebbe dietro di sé la protezione del padre, la protezione dei fratelli, la protezione dei maschi della famiglia. Tutto questo, ripeto, per una badessa, per di più, per una figlia illegittima, sarebbe stato semplicemente impensabile. Ricordiamo anche che Maria poté usufruire di un unicum per quello che era alla sua epoca la condizione femminile, il nonno e il bisnonno. Il bisnonno era quel Guglielmo, il trovatore, che per primo, o comunque fu uno dei primi che riscoprì l'importanza della cultura per i governanti europei, e volle, permise alle figlie di studiare, e la nipote Eleonora d'Aquitania fece lo stesso con
con le sue figlie, e non è un caso appunto che una delle sue figlie, Maria, la quale però molto appoggiata anche dalla sorella, dalle cugine, perché poi si trattò di un gruppo veramente di donne che si unirono per cominciare a rivendicare una visione del mondo da un punto di vista femminile. Terzo nodo, terzo ultimo nodo. Dopo appunto ci eravamo dati tre parole, la prima era femminismo, la seconda era Maria di Francia, quindi la sua identità, il terzo nodo è l'amore cortese. Devo dire la verità, io non mi sono occupata di Maria di Francia perché avevo deciso di occuparmi di lei. In realtà io stavo cercando proprio di arrivare all'origine di quelle fonti che Dante, che Boccaccio, ma anche Francesco d'Assisi ci dicono essere state l'origine di un profondo cambiamento, di un cambiamento che portò una sensibilità per quanto riguarda appunto i temi dell'amore totalmente diversa. Andando a scavare in quel XII secolo, dove appunto ci sono scrittori come Chrétien de Troyes, dove c'è Andrea Cappellano con il suo trattato sull'amore, dove Boccaccio riferisce il suo interesse per i Lè di Maria di Francia, ecco, andando in maniera del tutto inconsapevole e ignara a rovistare tra quelle fonti dichiarate e a volte non dichiarate, ma dove appunto il lavorio dei filologi ha mostrato che ci sono delle dirette filiazioni, ho scoperto che dietro a questo incredibile gruppo di intellettuali, appunto, c'è l'azione di Maria di Francia, la quale non è solo una scrittrice, lo rivendicò per sé solo il ruolo di scrittrice, ma anche quello di mecenate. Basta leggere con attenzione il trattato di Andrea Cappellano, basta leggere il prologo del Lancellotto di Chrétien de Troyes. È veramente un esercizio che ognuno di voi può fare. Vi invito a farlo perché le scoperte sono sempre più interessanti quando le facciamo da soli piuttosto che quando ci vengono suggerite. E quindi andate a rileggere questo incredibile, dico incredibile per l'epoca medievale, per le tesi che sostiene in fatto appunto di morale sessuale, in fatto di morale sentimentale, in fatto di matrimonio. Quindi andate a rileggere quel trattato e rileggete il Lancellotto, dico l'originale, non il Lancellotto in prosa che poi utilizzerà Dante per il quinto canto dell'Inferno. Andate proprio a rileggere l'originale, il primo Lancellotto, quindi quello di Chrétien de Troyes, e vedrete che cosa questi due autori ci dichiarano e se ci portano o non ci portano alla conclusione, appunto, che dietro quell'incredibile rivoluzione rivolta proprio dell'amore cortese, che è proprio una rivendicazione di un altro modo di amare e di essere amate, non c'è dietro appunto una donna e non c'è dietro quella che fino adesso vi ho presentato come Maria di Francia, ossia Maria di Champagne. Grazie. Beh, davvero interessante. Io poi vabbè, ho un debole per quel secolo, perché secondo me i cambiamenti non avvengono solo nella società, ma anche in tantissimi aspetti della quotidianità. Però non mi dilungo, se no non finirei più. E quindi per me è importante ricordare il titolo del libro in modo che possano correre ad acquistarlo, che è La nascita del femminismo medievale.
Maria di Francia e la rivolta dell'amore cortese, di Chiara Mercuri, appena pubblicato da Einaudi. E io mi sento di consigliare questo testo veramente a tutti. Ringrazio tantissimo Chiara Mercuri per avercelo presentato. Grazie a voi. A voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito, dove, sul nostro canale YouTube, dove troverete insieme a questa tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora di tutto e spero a presto. Grazie a voi. Se casa